l'odierna edizione di Questo Neon TG. Oggi parleremo dei cervelli superveloci con i nanotubi e della prima causa vinta contro l'accanimento via internet in Cina. È stato pubblicato sulla rivista Nature Nanotechnology da Michele Giuliano, italiano che lavora all'Università di Anversa, e da Laura Ballerini e Maurizio Prato dell'Università di Trieste, un esperimento in cui hanno collegato alle cellule nervose nanotubi di carbonio aumentando l'eccitabilità neurale. I nanotubi di carbonio hanno capacità di condurre elettricità e i neurologi hanno dimostrato che questi materiali possono formare giunzioni strette, un po' come quelle naturali tra cellule con le membrane dei neuroni. Questo permette di creare collegamenti artificiali e vere e proprie scorciatoie per il passaggio del segnale nervoso. L'idea potrebbe essere sfruttata per creare ponti neurali che aggirino traumi o lesioni e interfacce cervello-computer per neuroprotesi. Internet. Per la prima volta un uomo cinese è stato giudicato legalmente danneggiato dalla rete, dove sono state pubblicate informazioni strettamente personali sul suo conto e commenti feroci che lo hanno portato addirittura a perdere il lavoro. Prima la sua reputazione nel cyberspazio è stata seriamente compromessa a causa di alcuni post ripresi dal blog personale della moglie, poi morta suicida, e successivamente sono nati vari blog e siti sul suo caso. Ora il tribunale ha dato ragione al signore diffamato contro un fenomeno conosciuto in Cina come Human Flash Search Engine, ovvero l'abitudine di investigare sulle persone e di perseguitarle utilizzando informazioni reperite in una rete dove l'odio esplode in maniera virale e gli iscritti rimangono cryptomaniac in modo molto più indelebile che fuori dalla rete. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima edizione di Questo Neon TG.